Quante volte vi è sembrato di gestire alla grande un incontro con una coppia e poi, niente, non risentirla più? Oppure eravate convintissimi che vi scegliessero e poi questo non è minimamente successo? Moltissime volte questo accade perché sono stati commessi uno o più di questi errori. Sappiamo tutti che quando si arriva all'incontro con una coppia, nella nostra testa risuona un'unica frase. Spero che mi scelgano, spero che mi scelgano, oppure spero che mi prenotino per il loro matrimonio. O comunque, frasi simili. Lavoriamo tanto e duramente sui social, con il sito, con il blog, il passaparola, per non parlare poi di tutta la parte dietro il computer, che sappiamo di meritarci quel matrimonio. E perché allora, dopo l'incontro con la coppia, questa, puff, scompare? Inconsciamente, i pensieri che riecheggiano nella nostra testa, cioè spero che mi prenotino, spero che mi prenotino, si ripercuotono anche sul nostro atteggiamento. Cosa significa tutto questo? Si tratta del primo errore, voler vendere a tutti i costi. Le persone che abbiamo davanti capiscono quando qualcuno sta cercando di vendergli qualcosa. Starete pensando, beh, ovvio che lo sanno, sono venuti da me che sono un fotografo per acquistare un servizio fotografico. Ed è qui che sta la differenza. Loro sono andati da un fotografo per trovare una soluzione ad un loro bisogno, cioè avere un servizio fotografico con determinate caratteristiche per il loro matrimonio. A nessuno piace sentirsi la preda. Provate a pensare quando andate in un negozio di abbigliamento. Entrate, arriva la commessa, la commessa insistentemente comincia a farvi mille domande e a proporvi una maglia dopo l'altra, ad esempio. Voi cosa fate? Noi scappiamo. Quindi, come fare? Ci ricolleghiamo al secondo errore, non ascoltare. Prima di partire in quarta parlando del vostro servizio fotografico o dei servizi che offrite, ascoltate cosa ha da dire la coppia, quali sono i loro desideri, i loro bisogni, qual è la storia che li lega. Perché questo è un punto collegato al primo? Perché noi come fotografi non siamo lì all'incontro per vendere il servizio fotografico. Noi siamo lì per vedere se il nostro servizio fotografico può aiutarli a soddisfare il loro bisogno. E la differenza è enorme. Non stiamo più cercando di vender loro qualcosa, ma stiamo cercando di capire se possiamo aiutarli. Ora, riascoltate queste parole, quindi fate un rewind, tornate indietro e capirete che psicologicamente in voi qualcosa è cambiato. E quello che è cambiato è l'atteggiamento. Come vi comportate, ad esempio, con un amico che viene da voi, vi racconta il suo problema e vi chiede se potete aiutarlo? Sicuramente in modo totalmente diverso da quella commessa di cui vi parlavo prima. Questo forse è l'errore più comune che viene fatto, forse perché si pensa che per far vedere quanto vale il proprio servizio fotografico bisogna elencarne tutte le caratteristiche che lo compongono e raccontare in lungo e in largo come si lavora. Certo, sono aspetti super importanti, ma in questo modo stiamo rispondendo al bisogno della coppia che abbiamo davanti? O gli stiamo semplicemente facendo una lista delle cose che facciamo e che offriamo? Se non ascoltiamo, non sappiamo come poter rispondere in modo utile a quella coppia. E questo errore è collegato al terzo: non comunicare il proprio valore in modo efficace. Siamo naturalmente portati a pensare che per far capire quanto vale una determinata cosa dobbiamo elencarne tutti i suoi pregi e tutte le caratteristiche, ma ci dimentichiamo di una cosa importante, anzi di due cose importanti: il perché e la storia che c'è dietro. Piuttosto che elencare e basta tutto quello che fate, quello che offrite, raccontate piuttosto la motivazione che vi ha spinto a fare una determinata cosa in un determinato modo o che vi ha spinto a scegliere quel prodotto piuttosto che un altro. Raccontandole, facendo capire il motivo per cui fate le cose in un certo modo o avete preso quella specifica decisione, trasmetterete il valore. Ogni scelta è spinta da una motivazione. Raccontate quella e la storia che ci sta dietro. Le persone che vi ascolteranno la troveranno molto più interessante e utile e riusciranno a capirne il vero valore. Quindi, per fare un mega recap, la prossima volta che sarete impegnati in un incontro con un cliente, ricordatevi di 1. Ascoltare. 2. Non voler vendere a tutti i costi, ma piuttosto, cambiando atteggiamento, aiutare il cliente a trovare una soluzione al suo bisogno. E terzo punto, raccontare il perché della vostra scelta. Spero tanto che questo video vi sia stato utile e sono curiosissima di sapere quali di questi tre suggerimenti metterete in pratica per primo. Ragazzi, vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo la prossima settimana.